La fotografia è una rappresentazione bidimensionale. Ciò significa che il mondo a tre dimensioni che noi percepiamo, una volta fotografato, viene appiattito, privato cioè di una delle tre dimensioni dello spazio euclideo. L'assenza della profondità è un handicap che la fotografia ha evidentemente ereditato dalla pittura, così come dalla pittura ha ricevuto gli insegnamenti necessari per superarlo. Il principale di questi è costituito dalla prospettiva. La prospettiva permette di rappresentare su un piano gli oggetti tridimensionali, in modo tale che l'immagine fornisca allo spettatore un tipo di percezione analogo a quello che egli avrebbe osservando la scena dal vero. Sembra che già gli artisti della Grecia classica conoscessero alcuni accorgimenti grafici atti a rendere l'impressione della profondità spaziale. Purtroppo, se si eccettua la pittura vascolare, la massima parte della pittura greca è per noi perduta, al pari della pittura ellenistica e romana. Qualcosa di più ci dicono gli affreschi pompeiani, oltre ai mosaici che si sono conservati fino ai giorni nostri, dai quali tuttavia non sembra potersi dedurre la conoscenza di regole prospettiche chiaramente codificate. Le botteghe medievali tramandarono nel proprio ambito regole empiriche di rappresentazione prospettica. In questo celebre dipinto di Giotto, gli elementi del paesaggio alle spalle dei soggetti appaiono più piccoli e perciò più lontani. Ma fu nel Rinascimento che si verificò il salto definitivo. Il celebre trattato De Pictura di Leon Battista Alberti codifica la perspectiva artificialis, facendone regola di rappresentazione pittorica. L'uso e l'elaborazione teorica delle regole della prospettiva rivestì per gli artisti del Rinascimento un'importanza ben superiore a quella di un semplice artificio grafico. Codificare la rappresentazione dello spazio euclideo significava scoprire nella realtà stessa regole geometriche riproducibili pittoricamente. In questo celebre affresco di Raffaello, La scuola di Atene, la prospettiva è utilizzata anche in funzione rappresentativa dell'importanza dei filosofi che vi sono raffigurati. Si era scoperto, in altre parole, che il mondo, il macrocosmo, possedeva un ordine matematico coincidente con l'ordine mentale dell'uomo, il microcosmo, e che quindi poteva non soltanto essere rappresentato graficamente, ma anche indagato scientificamente. Le regole della prospettiva divennero così una chiave matematica e perciò filosofica per capire e studiare la realtà. Dio stesso aveva fatto sì che la mente umana possedesse il medesimo tipo di ordine presente nel mondo, concedendo all'uomo la possibilità illimitata di penetrare i misteri della natura. Ogni segreto sarebbe stato svelato col tempo, dal momento che, come ebbe a scrivere più tardi Galileo Galilei, la matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. La fede cieca nel soprannaturale e il conseguente disprezzo per il mondo materiale, che avevano improntato di sé gran parte del Medioevo, cedono il posto a una fede nuova, dove un Dio che si manifesta attraverso il mondo dona all'uomo la possibilità e gli strumenti per andare, attraverso il mondo, alla sua ricerca. Nel XVII e XVIII secolo si codifica la geometria proiettiva, mentre lo studio della rappresentazione prospettica trova applicazione nei complicati trompe-l'œil e nelle sontuose scenografie teatrali del barocco, oltre che nei grandiosi affreschi a tema sacro che trionfano sulle volte delle chiese. Nell'Ottocento l'idea di prospettiva come categoria assoluta entra in crisi. Gli impressionisti le negano la prerogativa di unico strumento per la rappresentazione della natura. Mentre vari studiosi di estetica evidenziano l'esistenza di altre forme di rappresentazione tridimensionale.
Contemporaneamente viene messa in risalto la non corrispondenza fra visione prospettica e visione reale, finché finalmente nel 1927 Erwin Panofsky, con il suo saggio La prospettiva come forma simbolica, evidenzia la funzione puramente simbolica della prospettiva, che si fa elemento significante di modelli culturali più che rappresentazione di strutture reali. Nonostante questa evoluzione, di cui in ogni caso occorre essere consapevoli, il concetto di prospettiva è ancora ben radicato nella nostra cultura, tanto che nessun disegnatore può permettersi di ignorarlo. Semplicemente, abbandonata la pretesa rinascimentale di riprodurre l'ordine geometrico del mondo, noi oggi consideriamo la prospettiva come sistema rappresentativo codificato, comune agli appartenenti alla nostra cultura e utile per comunicare al destinatario, che condivide il codice, l'esistenza della terza dimensione. Ma non basta. La prospettiva geometrica viene usata soprattutto per guidare l'attenzione dello spettatore verso il soggetto principale o verso un punto di interesse, funzionando così come il più potente degli indici vettori. Tutta la composizione tende verso il punto di fuga e vi si dirige, invitando il destinatario a fare altrettanto. Alcuni manuali ancora insegnano che le linee prospettiche conducono lo sguardo verso il punto di fuga, quasi fossero binari lungo i quali gli occhi scorrono. Ma questa affermazione non trova riscontro nei nostri meccanismi percettivi. La registrazione dei movimenti oculari dimostra come lo sguardo vaghi in maniera apparentemente disordinata intorno ai principali punti di interesse. Quella che noi crediamo percezione globale e simultanea di un'immagine è in realtà la somma di piccole esplorazioni parziali. I rapidi movimenti oculari fanno sì che la parte centrale della retina, la fovea, esplori e scandisca lo spazio in tempi successivi e talmente rapidi da restare sotto la soglia della coscienza. In ogni caso, anche se non è vero che le linee di fuga conducono lo sguardo dell'osservatore, è però vero che esse contribuiscono ad orientare convenzionalmente, ricordiamo Panofsky, i vari elementi dell'immagine, in modo da invitare lo spettatore, che conosce il codice rappresentativo, cioè il linguaggio della fotografia, a soffermarsi sui punti voluti. Se i pittori toscani del Rinascimento affidarono prevalentemente alla prospettiva geometrica il compito di rappresentare la terza dimensione dello spazio euclideo, i pittori veneti dalla fine del Quattrocento in poi impararono a rendere la profondità in termini di variazioni cromatiche e tonali. Empiricamente, essi avevano constatato che con l'aumentare della distanza venivano a mutare la saturazione cromatica, la resa tonale e la definizione generale dell'immagine. La loro tavolozza composita, ricca di colori sfumati e di nuance sconosciute ai toscani, permise loro di trasferire sulla tela questo fenomeno. Così, se si osservano con attenzione certi capolavori dell'arte veneta del Cinquecento, si nota un certo quale abbandono della prospettiva geometrica a favore di una resa tonale più ricca e variata, che traduce i piani più lontani con colori tenui e freddi, quasi fossero avvolti dalla foschia. Questo tipo di prospettiva, la prospettiva aerea, è ben noto ai fotografi di paesaggio, i quali, come i pittori, sanno sfruttare la graduale perdita di nitidezza dei piani lontani dovuta alla diminuita capacità di penetrazione delle lunghezze d'onda più elevate attraverso gli strati dell'atmosfera. Per esperienza, lo spettatore conosce il fenomeno e pertanto interpreta la graduale perdita di definizione dei piani lontani come segno dell'aumentare della distanza. Un altro tipo di prospettiva è la cosiddetta prospettiva dimensionale. Fin dalla più remota antichità, i pittori si erano accorti che gli oggetti più lontani apparivano più piccoli degli oggetti vicini, pur se delle stesse dimensioni o più grandi.
Anche i pittori medievali utilizzarono questo metodo empirico per rappresentare la profondità dello spazio, come già abbiamo visto fare a Giotto e come si verifica anche in questo affresco di Simone Martini, Guido Riccio alla conquista dei castelli di Montemassi e Sassoforte. Guido Riccio, fiero e impettito in sella al suo cavallo, appare molto più grande dei castelli sullo sfondo e anche degli accampamenti militari. Lo stesso può avvenire in fotografia, quando si inquadrano dal basso con un obiettivo grandangolare elementi in primo piano. Il forte impatto visivo di un primo piano ingigantito rispetto alle proporzioni reali allontana lo sfondo e dona all'immagine una forte tridimensionalità. Il principale problema tecnico per chi lavora con le prospettive è la gestione della profondità di campo. Per capirne la reale portata e individuarne le soluzioni, è necessario sgombrare il campo dalle idee confuse e dai falsi concetti che affollano la mente di tanti principianti e purtroppo le pagine di certe riviste, e considerare la cosa da un punto di vista più scientifico, anche se necessariamente divulgativo. Un punto immagine posto a una distanza data da una lente positiva genera un fascio di raggi luminosi che colpiscono la superficie frontale della lente e ne vengono rifratti, cioè piegati. La misura di questa piegatura dipende dallo spessore, dalla curvatura della lente, dal materiale di cui è fatta e da altre variabili che ne determinano l'indice di rifrazione. Quale che sia questo indice, il fascio di raggi rifratti finisce per formare un cono, il cui vertice è rappresentato dal punto focale, che qui abbiamo rappresentato con P', cioè dal punto in cui si focalizzano i raggi rifratti dalla lente. Questo punto, P', è l'immagine di P, cioè il punto immagine. Il piano che passa per il punto P' e che interseca perpendicolarmente l'asse ottico si chiama piano focale, PF, e coincide con il piano su cui giacciono la pellicola o il sensore. Questo è l'unico piano sul quale è possibile ottenere un'immagine nitida, dal momento che è l'unico piano su cui giace il vertice del cono di raggi. Se la superficie di acquisizione venisse a giacere su piani diversi dal piano focale, rappresentati in sezione dalle linee rosse, questi piani intersecherebbero il cono in punti diversi dal suo vertice e il risultato di tale intersezione sarebbe non più un punto, ma un cerchietto. Il punto immagine P verrebbe reso come un cerchietto di luce diffusa chiamato cerchio o circolo di confusione. Il potere risolvente dell'occhio umano non è perfetto e dentro certi limiti non distingue un cerchietto da un punto. Esistono formule matematiche, che qui non saranno approfondite, che permettono di calcolare il diametro minimo del circolo di confusione e le distanze prima della quale e oltre la quale il circolo di confusione sarà percepito come un cerchietto invece che come un punto. Qui ci preme solo rilevare come la profondità di campo dipenda di fatto da tre variabili, tra loro interconnesse. La prima variabile è l'apertura relativa. Chiudendo il diaframma si riduce il diametro della base del cono di raggi luminosi e di conseguenza anche l'angolo al vertice diventa più acuto. Il limite, definito come diametro del cerchio di confusione, viene così raggiunto a distanze maggiori dal vertice, incrementando la sensazione di nitidezza. La seconda variabile è la distanza di ripresa. Quanto più questa aumenta, tanto maggiore sarà la sensazione visiva di nitidezza. La terza è la lunghezza focale dell'obiettivo. Mantenendo costanti apertura relativa e distanza di ripresa e raddoppiando la focale, la profondità di campo si ridurrà ad un quarto. Al contrario, dimezzando la lunghezza focale, la profondità di campo sarà 4 volte più estesa di quella iniziale. In pratica, la lunghezza focale influisce sulla profondità di campo secondo un coefficiente quadratico o di secondo grado. Un luogo comune da sfatare
è che la profondità di campo si estenda per 2/3 dietro il piano di messa a fuoco e per 1/3 davanti ad esso. In realtà, questo non avviene quasi mai. Se la distanza di ripresa è piccola, la profondità di campo tende ad essere simmetrica rispetto al piano di messa a fuoco, mentre se la distanza di ripresa è grande, essa si estende dietro il soggetto per ben più di 2/3. Da tutto questo deriva una sconsolante verità, e cioè che la profondità di campo che noi otteniamo chiudendo il diaframma, aumentando la distanza di ripresa o diminuendo la focale dell'obiettivo, è sempre e comunque una profondità di campo apparente, che diminuisce in proporzione all'ingrandimento al quale è sottoposto il fotogramma. È facile capire che quanto più si ingrandisce il file o il negativo, tanto più grandi diventano i famosi cerchietti, fino a superare il limite del circolo di confusione e venire percepiti per quello che sono, cerchietti, appunto, e non più punti. Quell'immagine che appariva così nitida se stampata in formato cartolina mostrerà impietosamente le sue aree fuori fuoco una volta stampata in formato 30x40. Il fotografo può sfruttare al massimo grado la profondità di campo apparente ricorrendo alla tecnica dell'iperfocale, resa possibile dagli obiettivi che ancora riportano sul barilotto la scala delle distanze e i riferimenti della profondità di campo. Meno efficace, perché legato alla valutazione soggettiva, il controllo diretto mediante il pulsante della profondità di campo che chiude il diaframma al valore di lavoro prima dello scatto. Ma oltre a questo, che fare? Niente se non si lavora con fotocamere a corpi mobili, ma con le reflex che abbiamo normalmente a disposizione. L'unica soluzione è chiudere il diaframma, utilizzare con perizia la tecnica dell'iperfocale e magari avere l'accortezza di non pretendere stampe formato poster. Grazie per la vostra attenzione.